Prosegue e si rinnova la partnership tra FIAIP ed Itas Mutua, il nuovo accordo tra la Federazione Agenti Immobiliari Professionali e la compagnia assicurativa più antica del paese è stato firmato e presentato all'Itas Forum di Trento dal presidente nazionale FIAIP Giambattista Baccarini e dall'amministratore delegato della compagnia trentina Alessandro Molinari. Nuove polizze di responsabilità civile professionale e nuovi servizi completamente digitalizzati per gli agenti affiliati FIAIP sono i due pilastri della nuova convenzione. Abbiamo creato un nuovo modello assicurativo che è volto a tutelare gli agenti immobiliari e anche i consumatori. Quindi all'interno dell'area riservata ci sarà un portale dedicato, tutto il mondo ITAS della protezione, dove gli agenti immobiliari potranno entrare tranquillamente e fare tutte le attività che oggi invece vengono fatte e disperse fra i vari uffici, quindi concretezza, velocità e tutela. Un sodalizio che prosegue da 12 anni e si rilancia verso nuovi obiettivi a testimonianza di una sinergia vincente tra la più grande associazione di categoria degli agenti immobiliari e la compagnia assicurativa impegnata da sempre nello sviluppo economico e sociale delle comunità locali. È un accordo storico e si tratta di un rinnovamento di questo accordo e sulla scia un po' anche delle esigenze, dei bisogni di mercato che sono sempre in continua evoluzione, specialmente se si parla di coprire di rischi afferenti la casa, le abitazioni e degli intermediari evidentemente che si posizionano in questo contesto. Ecco, per noi la FIAIP è un partner ormai, dicevo, consolidato, per cui siamo felici che siano oggi qua a Trento presso il nostro ITAS Forum. Il nuovo accordo arriva a conclusione di un percorso condiviso durato 10 mesi che ha mirato a tutelare, come confermato dal patrocinio all'evento della stessa Associazione dei Consumatori Adiconsum, sia gli agenti professionali che i consumatori del mercato immobiliare. Siamo stati impegnati, insomma, tutto questo 2024 in questo processo di transizione digitale su cui tutto il sistema, insomma, è impegnato. Noi abbiamo tracciato 3 linee guida che stanno a tutto il ragionamento. Semplicità, semplificazione quindi, trasparenza, piacevolezza dell'esperienza, quindi come si suol dire user experience. Il nuovo progetto congiunto FIAIP ITAS Mutua è andato nella doppia direzione di migliorare i contratti di polizza RCA degli agenti e di ottimizzare la fruizione dei servizi assicurativi grazie all'innovativa piattaforma digitale. Tutti noi viviamo in un mondo del web, dell'online, siamo abituati a comprare e acquistare dal telefonino. Ecco, questo voleva essere un po' il nostro obiettivo e speriamo di presentarlo adesso e di rendere, insomma, felici tutti gli associati che potranno acquistare direttamente, insomma, dal web e sottoscrivere la polizza, che ricordo a tutti è una polizza obbligatoria per legge per esercitare la professione di agente immobiliare. La polizza è stata aumentata anche di garanzie, di contenuti, per cercare di venire incontro, sempre quando si fanno dei rinnovi, alle nuove esigenze di mercato. Finalmente c'è una norma, questo va riconosciuto, che va verso quella direzione. Credo che bisogna fare fronte comune pragmatico per spiegare agli italiani che non è un costo, ma è la conservazione del proprio bene. Lo diceva prima Alessandro Cioci, tornando al rapporto FIAIP-ITAS, diceva giustamente la responsabilità civile nasce come tutela del consumatore, ma in realtà sta tutelando il vostro patrimonio. Tutela dei proprietari dunque, ma anche dell'esercizio dell'attività di agente. I professionisti dell'immobiliare hanno oggi uno strumento di protezione ancora più ampio in caso di eventi imprevisti, anche di tipo naturale, a tutto vantaggio della qualità delle transazioni. Sì, è un accordo molto importante e questo va a sancire, diciamo, una storica collaborazione, una storica partnership tra la FIAIP appunto e il gruppo ITAS, e soprattutto è una collaborazione che va avanti da anni e viene rafforzata, da sempre orientata a tutelare e salvaguardare l'operato degli agenti immobiliari professionali a tutela e beneficio della massima trasparenza appunto del mercato e quindi a vantaggio, a salvaguardia dei cittadini.